attenti, tutti in piedi per lei che festeggia una vittoria bellissima, straordinaria. Chiara Teotti, prima l'Algarve della Hydro Drain Bianchi, prima all'Isola d'Elba. Chiara, una gara tutta all'attacco, hai vinto la tappa e indossi la maglia rosa, una giornata da incorniciare. Sì, beh, ho sperato di vincere oggi perché il percorso mi piaceva. Subito al secondo giro siamo rimaste io e Alice. Alice è scivolata e io, tra virgolette, ne ho un po' approfittato, sono riuscita a prendere un po' di vantaggio e poi ho incrementato il mio vantaggio fino alla fine. Sono contentissima e dedico questa vittoria alla mia squadra, alla mia famiglia e al mio ragazzo Luca Merelli che mi aiuta spesso negli allenamenti. Quarta posizione, bravissima, bravissima Torcianti, ed è la leader delle giovani a 1 minuto e 11. Alice Torcianti, un'ottima prestazione per te e hai conservato questa maglia bianca. Sì, è andato tutto secondo le aspettative, io ho dato semplicemente tutto fino alla fine e poi alla fine è arrivato anche il quarto posto assoluto e sono contentissima. Una dedica per questo bel piazzamento e per questa maglia bianca? Allora, le dediche sono molto lunghe. La prima in assoluto la voglio dedicare a mia sorella, che mi è sempre vicino in allenamento, in gara, durante la giornata. E poi lo voglio dedicare al padre di mio padre, che è il mio allenatore, e ai miei genitori, col mio fratellino che mi aiuta anche lui in allenamento, a mio zio, che è maestro di mountain bike, e a tutta la mia famiglia.